Salve, oggi vediamo il Fanatec Volt, l'ultimo uscito dell'azienda nata per come squadra di eSports. Chiaramente siamo sempre sul wireless. Mouse è un mouse simmetrico per destri e con una, diciamo, predisposizione verso una presa finger, che è un mouse abbastanza piccolo, però permette anche la claw avendo una gobbatura qui abbastanza prominente, per cui si tende ad appoggiare questa parte della mano qui sul mouse per una presa claw. Tutte le specifiche chiaramente le trovate nell'articolo direttamente dalla casa. Ricevitore ben fatto, cavo non eccessivamente duro, anzi direi perfetto perché non è troppo morbido, non si impiglia, e non eccessivamente duro da rompere le scatole in game, in gioco. Ricevitore mi sembra di buona qualità, con la gommina per tenerlo fermo. Vediamo la confezione, cosa peraltro molto carina e molto curata. Chiaramente qui ci sono i libretti, tutte le istruzioni. Devo dire un bel pacchettino ben curato. Qui ci sono la sedia per il cavo, i piedini di scorta fortunatamente e niente altro. Però c'è una confezione di buona qualità, che fa sempre piacere quando si acquista un mouse vedere che anche la cura per questi particolari c'è. Piedini sono in PTFE 100% virgin e offre una perfetta scorrevolezza, devo dire. Questa soluzione di questi grigi, tra l'altro, non si sciupano nemmeno, si graffia nemmeno con le borde arrotondate, offrono davvero una splendida scorrevolezza. E io prediligo non troppo grossi perché tende secondo me a fare meno attrito, per cui scorrono anche meglio quando sono più piccoli, al contrario di quanto magari poi possono dire altri che recensiscono. Io li preferisco, questa è una personale. Il Bolt ha sia chiaramente il cablato, sia il Bluetooth che il 2.4 GHz. Il mouse è molto leggero e la sensazione è che sia un mouse di qualità. In mano dà veramente la sensazione di ottima, di solidità. Tasti sono posizione ottimale per essere premuti. Switch che ora sentiremo spostando il microfonino, sentiremo per bene il dettaglio, così come la rotellina. Forse sono leggermente duri, anche la rotellina ha un grosso feedback, è un grosso tattile, non è morbidissima, click invece è ottimo e non si tende a premerlo per errore. I tasti principali, dipende da come si è abituati, possono risultare perlomeno all'inizio un po' duri, così come i laterali. Sentiamoli ora nel dettaglio. Abbiamo sentito, insomma, si tratta di click, danno un segno di qualità. Non una cosa che veramente mi piace è che non hai
appena leggerissimo, un travel pre-click e un pochino post, però essendo talmente definito il click si tende a non continuare la corsa, per cui insomma risulta quasi inesistente per questo motivo. Ora, quello che io, non è questa la forma che naturale mia, quello che è buffo di questo mouse è che è un mouse piccolo, però in mano per la forma non dà questa sensazione di piccolezza. E se fosse stato più piatto su questa parte qui, allora sarebbe stato un finger puro, diciamo, come può essere il Viper Razer, no, che è abbastanza piatto con quella tendenza lì. Così è molto più un claw, secondo me, nonostante le dimensioni. Ci sono mouse più grandi che però per la forma, prendendoli in mano, sono molto più piccoli. E per quanto riguarda, mi devo abituare un attimo perché l'ho appena preso, l'ho appena aperto, collegato, non è la mia forma, per cui dovrò lavorarci e usarlo un pochino per abituarmi, cioè una settimana, 10 giorni, così poi dopo da dare tutte le indicazioni finali durante il testing game. Mi piace molto il fatto che la rotellina abbia un grip eccezionale davvero e non sporga tantissimo sul mouse, sui tasti, per cui è molto naturale il movimento dallo switch alla rotellina. Mi sembra un gran bel prodotto, non proprio la mia forma, però mi piace, mi sembra che abbiamo fatto veramente e sinceramente un gran bel mouse. Poi questi piedini sono spettacolari davvero, il mouse va via che è una bellezza, non perdendo in controllo. Poi questa è una superficie lenta dove sto provando ora, qui su cordura va ancora meglio. Bene, per cui lo userò un pochino e poi darò tutte le considerazioni finali alla fine del video col testing game. Faccio un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la gestione col software. Devo dire che è un po' lasciata a sé, perché mi sono trovato che ho collegato il mouse come ho collegato il mouse, ho installato il software, mi dice di collegare via cavo per poter aggiornare il firmware, cosa che io faccio sistematicamente, e di allo stesso tempo di collegare il ricevitore anche per aggiornare entrambi. Ora, se non avete un secondo cavo USB Type-C, non lo potete fare. E durante l'upgrade è rimasto bloccato, non si è capito se veniva eseguito o no. Comunque alla fine ho dovuto staccare, perché dopo mezz'ora non era possibile. Ho dovuto staccare e non si riesce a capire se è l'ultimo firmware o no. Ecco, devo dire che questo supporto è lasciato un pochino a desiderare. Forse l'ha fatto, forse no, ora questo devo approfondire, però insomma non è che sia stata una gran bella gestione questo lato software. Meno male che non si è briccato il mouse, per cui funziona perfettamente. Eccoci finalmente alla parte finale, conclusiva. Come al solito nei video taglio sempre dopo la mia morte, così non mi reputate più bravo di quanto effettivamente non sia, anche se con il Bolt sinceramente mi sono trovato davvero bene e non so se sia stato un caso, però insomma la mia mira era in questo match è stata migliore, perlomeno mi sono anche divertito.
E mi diverte anche quando muoio e basta, però insomma un pochino di frustrazione avviene. Allora, parlando del mouse, è sì non la mia presa preferita, però devo dire che in game si comporta perfettamente, specialmente quello che ho notato è una reattività negli switch che è impressionante. Io non credo di averla vista in altri mouse, di aver avuto una sensazione simile con altri mouse. E che poi dopo ho ripreso in mano il Logitech Super Light X, insomma teoricamente il top del top, e si avverte la lentezza sui comandi con lo switch principale. È molto più reattivo, ha molto meno corsa, il click è immediato e la sensazione che sia un latency click bassissimo è veramente alta. Detto questo, il mouse se per sé davvero mi è piaciuto molto. E pur non essendo, come ripeto, la mia presa preferita, l'ho trovato eccezionale per FPS. E peccato, come al solito, insomma, la parte software, però ecco, questa non invade assolutamente quello che riguarda il lato gaming. Sì, scorre perfettamente, non scivola fortunatamente, anche se è un problema mio personale, e ha una, secondo me, una latenza di click. Ah, ecco, avete visto che ho tolto la parte con Wilson, che tanto non dava indicazioni, insomma, nonostante che dopo una vita ci sono riarrivato e non mi riesce mai dopo 5 morti di fila e uccisioni di fila. Comunque, il mouse davvero mi è piaciuto, ha una reattività e dà un feeling di precisione veramente veramente alto. Non ha il minimo lag in game chiaramente col ricevitore. Quello che rimane la parte stonata è tutto il lato software, perché qui insomma abbiamo anche il discorso che non si sa mai a che punto la batteria. Dovrebbe lampeggiare la rotellina sopra, però insomma ancora non ci sono arrivato. E nulla, io che vi devo dire, se siete disposti a attendere magari che ci sia una versione software migliorata, o comunque se volete, se non ve ne frega niente, devo dire che come mouse per FPS è davvero uno dei migliori che abbia mai provato, e lo consiglio vivamente con la raccomandazione che vi arrivate a trovare con un software per conto suo praticamente, non certo al valore del mouse. E ho fatto il video apposta dedicato, ho diviso la sezione in due sezioni la review, proprio perché purtroppo siamo su due livelli completamente diversi. Grandissimo mouse supportato veramente male a livello software. Vedete anche la classifica finale, fortunatamente sono arrivato primo, che è una notizione da queste parti. Sto giocando a COD solo per testare i mouse, per cui una partita e 10.000 giga di aggiornamenti ogni volta che devo testare un mouse. Comunque, detto questo, se siete disposti a superare il discorso del software, il mouse è consigliatissimo e non costa nemmeno un'esagerazione come altri di più basso livello e più famosi. Vi ringrazio, finita la review del Bolt, gran mouse consigliato a parte il lato soft. Grazie, ciao!